Si è conclusa sabato scorso la serie di eventi e manifestazioni durate tutta la settimana per il centenario della Fondazione a Calatabiano delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Alla presenza delle autorità locali si è tenuta nella Chiesa Madre la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo di Acireale Antonino Raspanti, messa che ha preceduto l'inaugurazione del monumento eretto davanti l'Istituto Sacro Cuore e dedicato alla memoria di Don Bosco e Madre Mazzarello. Il sindaco intelisano ringrazia a distanza di 100 anni i cofondatori Monsignor Giuseppe Caprio e l'allora vescovo Arista, che il 18 ottobre 1914 hanno aperto le porte alle Figlie di Maria. Inoltre il primo cittadino si è detto contento di questo momento di festa e di storia che coinvolge non solo l'istituzione sacra delle Suore di Maria Ausiliatrice, ma la stessa Calatabiano, perché hanno dato e danno un imprinting importante per la formazione del territorio. Svolgono inoltre attività formative e sportive, impegnandosi attivamente nell'educazione dei più giovani.